Un saluto a tutti gli amici di Fustella Rotante. Oggi abbiamo sul tavolo una delle novità che ci siamo portati a casa da Lucca, Western Legends, edito da Matagò e portato in Italia da MS Edizioni. Insieme alla scatola base abbiamo anche le due piccole espansioni per un pugno di extra e il bello, il brutto e il cattivo. Le espansioni comprendono tutte le cose, diciamo, extra che sono state sbloccate e aggiunte durante la campagna Kickstarter che ha visto protagonista questo titolo. Siamo curiosissimi di andare ad aprire la scatola. Intanto guardiamo un po' sul retro, ci dà un po' un'indicazione di quello che troveremo dentro. Ma noi siamo impazienti e andiamo subito a tirar via la plastica e vedere cosa c'è dentro. Inizio dicendo che la scatola sembra bella, bella piena, bella zeppa, quindi penso che avremo diverse cose da tirar fuori. Tiriamo via il coperchio e ci attende subito, ci dà appuntamento subito l'emporio. Allora, qui una piccola accortezza che mi hanno detto di farci attenzione è che i pezzi dell'emporio che vanno a costituire l'emporio non sono tutti tagliati benissimo sempre, quindi di fare molta attenzione durante la rimozione della fustella per evitare di strappare dei pezzi. Questi sembrano venuti via bene, gli altri poi vedremo. Comunque, ecco, fate in caso molta attenzione soprattutto per questi altri pezzi, penso, per evitare di strapparli. Ok, andiamo avanti. Un piccolo foglio di carta in mezzo, abbiamo subito il tabellone. Tabellone molto grande, eccolo qua in tutta la sua bellezza, anzi neanche mi entra tutto nell'inquadratura, tanto è grande, è bello bello grande. Tabellone telato, sembra di buona fattura, ci piace, lo mettiamo qua da una parte. Abbiamo un bel inserto in cartone, bello robusto, una fustella di segnalini, tiriamone via qualcuno, normalissimi segnalini, nulla da dire in particolare. Oh, dei player aid, quindi dei riassunti per i giocatori, qua siamo sotto gli 80 grammi, insomma, se facevano qualche grammo a metro quadro in più sulla carta. Una cosa carina, siccome nel gioco si utilizzano le combinazioni del poker, qua sul retro del player aid le hanno riassunte con anche gli esempi, perché giustamente non tutti i giocatori potrebbero conoscerle perfettamente. Un po' di ziploc, pepite d'oro, pepite di plastica, le solite gemmine color oro, le basettine per indicare i colori al di sotto delle varie miniature, una bustina di cubetti e dischetti, due dadi, questi tiriamoli fuori che sono componenti diciamo non standard, sono due dadi in legno, belli cicciotti, belli grandi, e servono per l'azione di estrazione dell'oro dalla miniera, quindi abbiamo la pepita oppure il soldo oppure il ritiro o la X. Le miniature, andiamo ad aprire le miniature, vediamo come sono. Tiriamo fuori qualcuna. Eccole qua, diciamo sono miniature qualità da gioco da tavolo, dimensione non enorme, però non sembrano fatte male a un primo sguardo. Diciamo che saprò dirvene di più quando ci metterò sopra il pennello, quindi avrò modo. Diciamo la qualità così a colpo d'occhio potrei dire analoga agli eroi di Scythe, ecco,
tanto per dare un paragone. Plance giocatori. Le plance sono in cartoncino, non spessissime, ma comunque neanche un foglio, diciamo, non sottili come quelle di Terraforming Mars. Sono telate, comunque non è cartone spesso, tipo, diciamo, fustella, tipo segnalini di gioco. Però sono una cosa che non mi è piaciuta nella demo, ce ne siamo accorti subito, nel design della plancia di gioco. Il segnalino delle ferite messo qua in basso, siccome la plancia di gioco è molto grande, quindi la plancia giocatore si posizionerà molto vicino al bordo del tavolo, il fatto che abbiamo messo il segnalino, che qui sopra ci va un segnalino rotondo di cartone a segnare le ferite, non è proprio un'ottima scelta. Se l'avessero messo sopra sarebbe stato meglio, perché qua è molto facile toccarlo appoggiandosi al tavolo e farlo cadere a terra. Dopo 5 minuti che eravamo al tavolo, in 4 nella demo, 3 di noi l'avevamo fatto cadere. Bene, nella scatola ci dovrebbero essere delle carte, ma oh mio Dio, mancano. No, non è vero che mancano. Però molti, so che molti che hanno comprato il gioco in fiera sono tornati dicendo oh mio Dio, le carte mancano. E invece eccole qua, nascoste, abilmente nascoste sotto l'inserto. Ta-dan! Rimettiamo l'inserto a posto e andiamo ad aprire un mazzetto di carte. Allora, qua abbiamo le nostre carte, in particolare questo, a parte due che sono personaggi, sono le carte da poker, molto carine, sono carte da poker standard, con in più però un effetto legato al gioco, in questo caso un'azione, una reazione e così via. I disegni sono molto molto carini, le carte non sono telate, sono anche un po' leggerine, diciamo, però anzi si hanno, in realtà guardandolo in controluce hanno una telatura, ma è talmente tanto lieve che quasi non si nota. Non credo si riesca a vedere in video, forse, ecco, forse appena appena si nota una leggera telatura, ma è veramente quasi inesistente. Queste sono le carte, apriamo anche un mazzo di quelle piccole. Allora, le carte grandi direi a occhio siano uno standard 63,5x88. Queste sono le carte piccole che a occhio direi uno standard mini euro. Un mini euro, quindi quelle azzurre. Che direi a occhio, sì. Stessa cosa, leggerissima telatura, ma al tatto non si percepisce affatto. Abbiamo le carte che indicano i soldi, questo mazzo sono quasi solo soldi, poi ci sono altre carte che indicano gli equipaggiamenti. Beh, per quanto riguarda la scatola base è tutto, direi di mettere il tabellone qua sopra e procedere con la prima delle espansioni. Andiamo a tirar via la plastica e vediamo che cosa ci riserva. Questa è per un pugno di extra. Allora, facciamo così, mettiamo la scatola da parte. Abbiamo due mazzi di carte, non sto ad aprirli, tanto immagino siano qualitativamente identiche alle altre. Abbiamo 6 nuove miniature, degli adesivi, questi sono 6 adesivi, un piccolo sacchetto tipo vellutato, piccolo, cioè è grande come una mano, non riesco ad infilarci più di due dita, non so se serve a contenere forse le pepite, non ne ho idea. E un foglio con il regolamento, ecco qua. Ah no, per i segnalini leggenda, ok, il foglio è per i segnalini leggenda.
il sacchetto. Beh, è tutto per quanto riguarda l'espansione per un pugno di extra. La mettiamo qua da parte e andiamo con la prossima, che è il bello, il brutto e il cattivo. Andiamo ad aprirla con un po' di violenza. Questa è più leggerina dell'altra. Vediamo un po' cosa c'è qua. Ah, qua facciamo presto. Un mazzetto di carte piccole, un mazzetto di carte standard e il foglio del regolamento dell'espansione. Ci sono semplicemente nuove carte obiettivo, nuove carte storia, nuove carte oggetto leggendario e tre carte personaggio. Beh, adesso è davvero finito il contenuto di Western Legends. Per quanto riguarda, almeno per ora, è tutto. Vi ricordo che c'è stata una seconda campagna Kickstarter che ha tirato fuori un'espansione in scatola grande e che sarà oggetto di localizzazione sempre da parte di MS Edizioni. È stata presentata ad Essen, alla recente fiera di Essen, e sarà portata, come dicevo, in Italia da MS Edizioni. Forse non c'è ancora certezza, ma dovrebbero riuscirci entro la prossima Modena Play. Questo nel frattempo è tutto e ci risentiamo con Western Legends per i nostri pareri e prossimamente per poi l'unboxing, appena uscirà, della nuova espansione che siamo impazienti di testare. Vi ricordo di iscrivervi ai nostri canali social, attivate la notifica su YouTube per restare aggiornati con tutti i nostri contenuti. Per questo gioco è tutto, per questo unboxing è tutto e mi raccomando, restate in gioco. Ciao!